meccanica a 20 anni da Genova, cosa ti senti dire? Beh, cosa mi sento dire? Mi sento dire che sono passati 20 anni duramente. Duramente. Come se stessi scontando una pena addirittura. Mi sento di dire solo questo. Come se stessi scontando una pena, che non dovrebbe essere così. Io quel giorno mi sono limitato a sparare due colpi soli a Genova, nel contesto tra me e lo scontro con Giuliani. E praticamente, che devo dire? Devo dire che non è stato di sicuro un eccesso colposo, non c'è stato nemmeno un eccesso. Hanno deciso che veniva. Hanno deciso che sarebbe stato legittima difesa o uso legittimo delle armi. Nonché quanto accertato dall'autorità giudiziaria. La mia vita è cambiata perché 20 anni sono passati bruciandosi completamente sotto le mie dita. Non li ho sentiti proprio né passare né niente, come se siamo rimasti ancora ancorati a quel 2001. Quel 2001 che non smette mai di essere, diciamo, all'attenzione giornaliera, in quanto non si finisce mai su internet, su blog, su, non vi dico cosa c'è, cosa non c'è su G8. Per cui no, è una storia che non finisce mai. Vorrei tanto, quello che vorrei, che finalmente dopo 20 anni si potesse sperare di ancorare questo, diciamo, questo argomento G8 di Genova e passare a nuova vita, guardando gli errori fatti e le cose che magari si sarebbero potute fare per evitare quegli errori. Fare un resoconto, diciamo, no? Fare un resoconto, diciamo, di cosa è successo allora e di cosa quello che si poteva fare in modo da evitare, o quello che si poteva fare di meglio, cioè lavorare su ciò che è successo per vivere nel futuro meglio, conseguenze di un altro G8, conseguenze di un'altra normale, diciamo, manifestazione che potrebbe sussistere in un luogo qualsiasi. Ecco, non per forza bisogna parlare del G8 per parlare di legittima difesa. La legittima difesa è comprensiva di ognuno di noi, di ogni cittadino singolo che si trova in difficoltà, come nell'abitazione, come durante il lavoro. Anche le guardie giurate hanno questo, dovrebbero avere a disposizione di questo, diciamo, articolo giuridico. Essendo che, non so se avete letto quella piccola parte che riguarda i carabinieri, lo spirito dei carabinieri che ha descritto Andrea Di Lazzaro, come lo descrive lui, lo chiama carabinierità, che è una qualità che ha deciso lui di chiamarla così per quanto riguarda uno se si sente o no carabiniere. Io penso di avere questa carabinierità. Grazie.